Francesco Montini, presidente del gruppo sportivo Fiamme Oro, al seguito di questa nazionale azzurra ai campionati mondiali di tiro di campagna a Cortina, per ovviamente tifare per gli azzurri, in particolare con un occhio di riguardo per Cinzia Nozziglia, che è entrata a far parte del gruppo Fiamme Oro e si sta comportando come sempre alla grande. Beh, per noi è un esordio in queste discipline sportive, siamo da poco entrati nel tiro con l'arco e quindi dobbiamo imparare, dobbiamo conoscere l'ambiente, devo dire che è un ambiente eccezionale, uno sport che richiama molti, molti appassionati, è uno sport di cui ci vuole grande concentrazione, grande capacità di essere concentrati all'obiettivo finale, e quindi i poliziotti sicuramente possono far bene, quindi hanno dei requisiti analoghi ai nostri atleti del gruppo sportivo della polizia, quindi sicuramente faremo bene anche in questa disciplina sportiva. Cinzia Nozziglia impegnata qui in questi mondiali, Lucilla Boari reduce insomma già da risultati importanti, avete iniziato subito alla grande. Diciamo che il merito della federazione che ci ha messo a disposizione, ha fatto partecipare al nostro concorso per atleti, due grandi atleti, due grandi campionesse, e Lucilla sicuramente ha esordito direttamente con la vittoria ai Giochi del Mediterraneo, anche qui sta facendo bene Cinzia, quindi sicuramente sono due atlete, ma prenderemo altre atlete in un futuro prossimo, molto vicino. Gruppo sportivo Fiamme Oro che ha grande tradizione ed è l'ennesima testimonianza questa di quanto sia importante il supporto dei gruppi come il vostro per gli sport, in particolare come il tiro con l'arco, gli sport che insomma hanno bisogno di determinate certezze. Le atlete, grazie a voi, queste certezze le trovano. Certamente, il CONI ci chiede un contributo allo sport, specie nelle discipline olimpiche. Il tiro con l'arco è una disciplina importante che fa l'Olimpiadi e che necessita sicuramente di un contributo da parte dei gruppi sportivi dello Stato e militari, e noi siamo pronti. Un giudizio su Cortina, su questi mondiali, in uno scenario sicuramente mozzafiato. Vabbè, Cortina è favolosa, l'ambiente anche, peccato per qualche pioggia di troppo, ma la manifestazione è sicuramente una bene.